Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla TV dei numeri. Io sono Drake e oggi ti farò vedere 5 modi stranissimi per usare un preservativo. Buona visione! Il primo modo alternativo per utilizzare un profilattico serve per proteggere le nostre ferite dall'acqua. Facciamo finta di avere una ferita proprio sul nostro braccio. Ebbene, questa ferita ovviamente perde sangue ed è molto doloroso. Andiamo a proteggere la nostra ferita con un cerotto, proprio come vi sto facendo vedere. E ora la mia domanda è, se dobbiamo andare a fare la doccia, togliamo il cerotto? Ovviamente no, prendiamo un profilattico Durex. Lo andiamo ad aprire e lo andiamo a srotolare leggermente. Dopodiché, con l'aiuto di un paio di forbici, andiamo a tagliare l'estremità chiusa del nostro preservativo. Così. Ora non ci resta che allargare leggermente il profilattico ed andare a inserire all'interno il nostro braccio. Ovviamente fate in modo di avere il profilattico proprio sopra il cerotto, in modo da proteggerlo dall'acqua della doccia. Ora andremo a fare un piccolo test. Ecco la nostra doccia. Andiamo a bagnare il profilattico che protegge il nostro cerotto. Una volta finita la doccia, potremo finalmente andare a rimuovere il nostro profilattico e noteremo con estrema sorpresa che il nostro cerotto è rimasto perfettamente asciutto. Questo era solo il primo dei modi. Attenzione a quando rimuovete il cerotto perché c'è l'effetto ceretta. Ai ai ai, Drake. Per questo secondo esperimento avremo bisogno di un nuovo preservativo, quindi per prima cosa andiamolo a scartare. Dopodiché avremo bisogno anche di un rotolo di scotch. Io ne ho scelto uno di questo diametro. Ora andiamo a srotolare leggermente il nostro preservativo e lo andremo poi ad applicare sul nostro scotch. Ora guardate che cosa succede. Avete sicuramente capito che sto costruendo una fionda, quindi andiamo a scegliere un proiettile, come nel mio caso un cingomma, e anche un bersaglio, una lattina di Coca-Cola. Posizioniamo la lattina di Coca-Cola un po' distante da noi e andiamo a inserire il nostro proiettile, ossia la nostra mentina, all'interno del profilattico. Ora non ci resta che allungare il preservativo, prendere la mira e BAM! Per questo nuovo trucchetto andiamo a prendere un nuovo preservativo. Lo andiamo a scartare e questa volta lo andremo anche a srotolare per intero. Infatti dobbiamo averlo abbastanza grande perché ora andremo a inserire all'interno dell'acqua. Avete capito bene? Abbiamo costruito una sorta di gavettone. Andiamo ovviamente a fare un bel nodo deciso e ora, come potete vedere, lo possiamo stringere come una pallina antistress. Per renderlo più carino e costruire uno squishy come si deve, utilizziamo una retina. Non ci resta che mettere il nostro profilattico con l'acqua dentro nella retina e abbiamo costruito il nostro squishy. Wow, che figata! Sono sicuro che anche tu ogni giorno devi affrontare un incredibile groviglio di cavi, carica batterie, cuffiette e quant'altro. Ebbene, per tenerli separati in realtà è davvero molto semplice. Andiamo a prendere l'elastico che sta alla base di qualsiasi profilattico. Lo andiamo a isolare dal resto del lattice per ottenere un elastico che ci sarà proprio utile per legare i nostri cavi. Ora andiamo a prendere il cavo che vogliamo e lo andiamo a ordinare leggermente per diminuire lo spazio che occupa. Una volta fatto, un doppio nodo e il nostro cavo è ben saldato e distinto dagli altri. Con altri elastici potremo andare a ordinare gli altri cavi e dire finalmente addio all'incredibile groviglio iniziale. Molto semplice, no? L'estate sta per tornare e quindi ricominceranno anche i pomeriggi al mare o in piscina. Ebbene, io sono sicuro che anche tu vorrai continuare a postare le storie su Instagram anche mentre stai facendo il bagno, quindi devi portare il cellulare con te in acqua. Andiamolo a proteggere con uno dei nostri preservativi. Lo andiamo ad aprire e come al solito lo srotoliamo un pochettino. Quando si sarà allungato potremo finalmente inserire il nostro cellulare all'interno. Tuttavia io non vi consiglio di utilizzare questo metodo perché è comunque rischioso. Compratevi meglio una cover resistente all'acqua. In ogni caso, anche col preservativo, il vostro cellulare sarà ugualmente funzionante e potrete navigare per esempio su Instagram.
andiamo a fare un bel nodo sul nostro preservativo perché l'acqua non deve assolutamente entrare e siamo finalmente pronti per tuffarci in acqua. Ecco l'acqua della nostra piscina o del mare, a seconda di dove siete, e ora niente, non ci resta che tuffarci insieme al nostro cellulare. Una volta che il bagno sarà finito e avrete fatto tutte le foto che dovevate fare, attenzione quando uscite. Per prima cosa sgrullate un po' il vostro cellulare per far cadere l'acqua e andate ad asciugarlo accuratamente con uno Scottex. Solo ora potrete rompere il preservativo e riavere il vostro cellulare perfettamente funzionante, almeno se avete fortuna come me. Ebbene, anche questo video purtroppo è giunto al termine. Come al solito, io ti invito a lasciare un bel mi piace e di iscriverti anche al canale se ancora non sei iscritto. Se vuoi, seguimi anche su Instagram. Mi chiamo Di Riccardo YouTube e trovi il link in descrizione. Ragazzi, rimanete sintonizzati perché sul mio canale ne vediamo delle belle.